interrotto il viaggio. Sono tornata in città e ho telefonato alla dottoressa che non ci credeva. Ripeteva: sia calma, 15 giorni fa tutto andava bene, certo è la sua fantasia. Le ho risposto che il sangue non è fantasia, che per una settimana sono stata ferma in un motel con il solo risultato di vedere uno stillicidio di sangue. Mi ha ordinato di raggiungerla immediatamente. Sulla porta sorrideva, col consueto ottimismo. Mi sono spogliata alla svelta, prima che me lo dicesse. Mi sono distesa sul lettuccio e lei mi ha appoggiato una mano sul cuore. Ha esclamato: come batte? Fa rumore quanto un tamburo. Non ho risposto né alla sua dolcezza né al suo sorriso. L'altrui comprensione non mi serviva più. E avere in me la sicurezza di partecipare a una cerimonia superflua, segretamente attesa, in fondo, e forse voluta. Ero pronta, rassegnata, convinta che non avrei reagito perché tutto quello che c'era da dire l'avevo già detto. Tutto quello che c'era da patire l'avevo già patito. Ma quando la cerimonia è iniziata, ho compreso che non sarei mai stata pronta, mai. Perfino ascoltare le sue domande mi faceva male. Perfino rispondervi. Lo ha sentito muovere recentemente? No. Si è sentita più pesante, più goffa? No. E quando si è messa in testa l'idea che... Sulla strada accidentata, prima di arrivare al motel. Piuttosto insufficiente per cavarne giudizi. E tocca a me esprimere giudizi, sì o no? Poi mi ha scoperto il ventre. Ha notato che in realtà sembrava più piatto di prima. Mi ha palpato i seni, ha osservato che in realtà sembravano meno turgidi di prima. Si è infilata il guanto di gomma, ti ha cercato e la sua fronte si è corrugata. I suoi occhi si sono rabbuiati mentre diceva: l'utero ha perso tono, si presenta avvizzito. È lecito sospettare che il bambino non cresca bene, che non cresca più. Dovremmo fare un esame biologico, aspettare ancora qualche giorno. Poi si è sfilata il guanto, lo ha buttato via. Si è appoggiata con entrambe le mani al lettuccio, mi ha fissato con mestizia. Tanto vale che glielo dica subito. Ha ragione lei. Non cresce più. Almeno da 2 settimane, forse da 3. Si faccia coraggio. È finita. È morto. Non ho risposto nulla. Non ho fatto un gesto, non ho battuto un ciglio. Sono rimasta lì con un corpo che era pietra e silenzio. Anche il cervello era pietra e silenzio. Non vi si annidava un pensiero, una parola. L'unica sensazione era un peso insopportabile sopra lo stomaco. Un piombo invisibile che mi schiacciava come se il cielo mi fosse precipitato addosso, senza far rumore. Nell'immobilità assoluta, nella mancanza di suoni assoluta, il suo invito esploso col fragore di uno sparo. Coraggio, si alzi, si vesta. Mi sono alzata e le gambe erano pietra dentro la pietra. Bisognava che compissi uno sforzo disumano per indurle a obbedire. Mi sono vestita e ho udito la mia voce che chiedeva cosa avrei dovuto fare. Un'altra voce che rispondeva: niente, lui starà lì ancora per un poco, poi se ne andrà spontaneamente. Ho annuito. Allora l'altra voce ha ammucchiato frasi su frasi. Un incessante ronzio che mi pregava di non avvilirmi. Molti bambini se ne vanno perché non sono perfetti, non sono formati bene. E chi vuole mettere al mondo un bambino che non è perfetto, non formato bene? Non dovevo condannarmi, non dovevo rimproverarmi per colpe incommesse. La gravidanza è tale quando si svolge con naturalezza. Lei era contraria al sistema di coloro che costringono una donna a letto per mesi e impediscono alla natura di fare il suo corso. Ho pagato.
L'ho salutata con un cenno della testa. Sono uscita tra due filari di pance gonfie. Le pance gonfie si offrivano provocatorie al mio ventre piatto che chiudeva un morto. E finalmente il mio cervello ha pensato qualcosa. Ha pensato. È andata come doveva andare. Dunque ci vuole coerenza. E la parola coerenza mi ha accompagnato fino all'albergo. Martellante, ossessiva. Coerenza, coerenza, coerenza. Ma quando sono entrata nella mia stanza e ho visto la culla, ho visto il carillon, le magliette del tuo guardaroba, ho vomitato un gemito lungo. E sono caduta sul letto mentre un altro gemito si aggiungeva a quel gemito, poi un altro, e un altro ancora, finché dal profondo del corpo dove ormai giaci come un pezzettino di carne che non conta più nulla, è salito un gran pianto. E ha schiantato la pietra rompendola in mille pezzetti, sbriciolandola in polvere. E ho urlato e sono svenuta.